Villafferre, dov'è? Brusilia. Clip, eh? Our Survive, come mai questa scelta di questa song, questa canzone? Poi posso prendere questo. No, dunque, questa è una canzone che amo moltissimo perché mi ricorda un po' le mie notti newyorkese dissolute, no? Che io andavo a ballare sui cubi come una pazza, come si ballava allora, no? Senza pensare al testo, che è una roba da tagliarsi le vene, no? Allora io un pomeriggio ero da una mia amica che abita sulla Trentina vicino a casa mia, perché ci laviamo i capelli, è la Dina, una signora deliziosa che ha quelle robe, sai, quelle vasche che si mettono dietro le seggiole. Allora noi ci laviamo i capelli a vicenda, e mentre eravamo lì che ci si lavava i capelli, c'era un video di Cher, If I Could, me lo sono scritto perché ormai sono una vecchia. Quello sulla porta aerea con tutti i materiali, porta aerea con tutti i If I Could Turn Back Time, ve la ricordate? Lei nuda in mezzo ai marinai. Ho detto, ma divertente sarebbe farlo, non so, con i carabinieri, no? Con il calciatore di Caccio Costume. E allora ho chiamato il mio produttore, che è Franco Godi, che mi ha detto, è escluso, però l'ho un po' stuzzicato su questa cosa del video. E allora, siccome nel mio spettacolo, eleganzissima, canto questa canzone in modo molto sentito e ci piace molto, abbiamo deciso di fare un videoclip che è stata un'ammazzata, perché ci si trovava alle 5 di mattina, dove siamo, allo Smannoro, qua sul Ponte all'Indiano, cioè io mi svegliavo 2 ore prima, mi hanno visto, cioè i camionisti che passavano, dicevo, come una vecchia in stato confusionale. Non si sa sul Ponte all'Indiano cosa mi hanno detto. Mi hanno fatto un sacco di complimenti, anche molto volgari. Io i complimenti, anche quelli volgari, li trovo deliziosi. A parte una che mi ha detto, buttati. Va bene. Ma i tuoi progetti professionali adesso cosa stai facendo? Allora, se no è inutile che mi sia scritto questo fogliettino. Io vorrei ringraziare moltissimo i due musicisti che hanno suonato, Loris Di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax, che sono miei fedelissimi negli spettacoli. Non vedo più una cippa. Ok. E poi il trucco, il parrucco, Ezechiele e Angelo, che ha fatto un concept make-up fantastico, tutta la Factory, che era un gruppo da cui sono stata accudita, mi trattavano proprio come la vecchia grulla. Sì signora, va bene, sì va bene. Ecco, va bene, perché alle 5 di mattina ero capace di cattiverie inenarrabili. Poi vorrei ringraziare questo uomo cattivo e bellissimo, che è Marco, che è qui in sala, che è il marito di un'amica carissima, un uomo dolce e bello, ci serviva un uomo bello, naturale, così, senza spinte, senza troppi artifici, e abbiamo preso lui. Bravo. Poi voglio ringraziare chi ha cucito questo mio bellissimo vestito da trota, no? Poi è piovuto, vabbè, una roba da mai più, poi mai, eh? Cioè una cosa, una fatica allucinante. Poi voglio ringraziare il regista, che è Arturo Bandinelli, che io ho rincontrato dopo, credo, Susanna, quanto, 25 anni. È il figlio di una sorella per me, noi ci conosciamo da una vita, abbiamo lavorato insieme, e io ricordo lui bambino,
biondo con i riccioli e ho trovato un Marcantonio che francamente mi sono sentita di farmi dirigere come idea. Quindi è stata una cosa anche di tenerezza e ringrazio Franco Godi che mi ha permesso di, cioè, ci ha permesso di fare questa cosa, no? Con generosità, attenzione, eccetera. Fognolino andato. Ah no, voglio ringraziare Nicola, Alessandra, perché ci hanno ospitati nella loro casina con le ruote, perché io avevo dei collassi nervosi a un certo punto, sai, ti trovi alle 6 di mattina a Montesenario con la gente che andava a dire il rosario, e io dietro una macchina a sistemarmi le pompe, no vabbè, una scena di uno squallore inenarrabile. Ma lei sarà a Nicolini per Capodanno? Io sarò a Nicolini per il Capodanno, non le sfugge niente proprio. Sì, siamo di già. Il 29, 30 e il 31, quindi ultimo dell'anno a Nicolini, vestiti da sera, monospalla come se piovesse, come se non ci fosse un domani, e sì, poi a Nicolini, poi portiamo il nostro spettacolo in giro per l'Italia, a Torino, a Bologna, a Roma, ci posso pensare, sono già stanca senza ancora aver fatto niente. E poi stiamo lavorando su un nuovo spettacolo teatrale, poi abbiamo, insomma, Godi non vuole che io parli tanto delle cose perché è uno scaramantico, e allora ci sono due o tre cosine in ponte a cui stiamo lavorando molto, insomma, perché poi una certa eleganzissima smetterò anche di farlo, perché o lo faccio vecchissima, mortissima, o bisogna cambiare spettacolo. Le piace Tom Finland? Sì, è simpatico. Lo conosce lei? Io lo conosco, carino. Anche lui mi conosce bene? Sì, certo. Certo. Perché me l'ha chiesto? Perché qui facciamo Tom Finland, il suo film è sabato prossimo. Molto bene, molto bene. Io conosco tutto il suo lavoro. Appena ho potuto mi sono informata. Ma... Oh ragazzi, ma quando lei si che guarda... si legge solo la recherche? Ma quando si guarda nel video... Quando vede una sua fotografia, cosa vede? Ma vedo una... che non è del tutto come sono, nel senso che... questo lavoro è molto bello per me perché lo faccio insieme a delle persone, quindi mi piace farmi fotografare perché cerco sempre situazioni che sono molto protette, molto affettive, il video l'ho fatto con persone a cui voglio bene, il teatro, se mi vedo, cioè stento, cioè stamattina alle 7:30 quella che vedevo nello specchio non era questa topona, insomma, mi permetto di dirlo per l'età che ho in forma, quindi c'è una parte di me che è meno esterna, è meno centrifuga, è più centripeta. Quindi quando vedo queste cose in fondo un po' di tenerezza, mi faccio un po' di tenerezza, dico ma guarda quella, ma che fa? Ma che sta facendo? Ecco. Franco Godi, oh, mamma, com'è stato l'incontro con Franco Godi? Beh, Franco Godi è stato un incontro casuale perché lui era direttore artistico di una serata al Politeama che si chiamava Erotiche e Canzoni e a cui mi avevano chiesto di fare la giudice. La presentatrice? No, la giudice. E io sì, mi ero un po' pigra, così era un periodo che stavo rettendo in pantofole. E poi mi hanno detto di fare la presentatrice, ci sono andata però, capito? Il giudice no, presentare sì. E quindi ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato su quello spettacolo, poi ci siamo proposti di lavorare insieme. Lui, il mio produttore, questo tandem artistico dissennato, io e Franco Godi. Franco Godi ha scritto tutti i jingle più famosi che possiate ricordare, tanti baci di Lugina, Bidi Bodi Bunu, Venia Pocket, davvero, cioè è Mr. Jingle, una persona oltre ad aver prodotto dei personaggi nel mondo della discografia, o adesso si occupa del mio patetico caso. E, no, è un diavolo, non sei, è instancabile, cioè mi vuole vedere morta, ha sempre qualche idea, no? Ma io lo chiamo, siccome... sto andando troppo veloce? No. Sto andando bene? Brava, vero? Bene.
Soprattutto c'è una sintonia grandissima sul piano musicale e così, e quindi cantiamo spesso, lui è un bravissimo chitarrista, bravo musicista, io lo chiamerei anche perché noi stasera cantiamo una canzone, Franco, lo vedo nella penombra. Sempre, abbiamo tempo ancora? Sì. Lei mi dice a un certo punto, stop. E imbrontola sempre, perché mi dice, quando io gli propongo delle canzoni da mettere nello spettacolo, lui mi dice, no, ma tutti, canti canzoni, ho gente che è morta, ho gente che ha 97 anni, cioè tutti vecchi, ma canta qualcosa di allegro, tutte canzoni tristi, no? Allora io volevo nel mio spettacolo ricordare un periodo non bello della mia vita in cui il mio marito, Monsieur Vefouer, morì. E racconto appunto, lo racconto velocemente, che così i miei amici mi fecero un po' capannello intorno perché io ero veramente distrutta, cioè non... volevo soltanto scomparire. E questi due amici parigini ebbero l'idea che un viaggio mi avrebbe fatto bene, no? Un viaggio in Brasile, un viaggio a Rio de Janeiro durante il carnevale. Cioè, che a un cretino venga in mente una roba del genere, posso capire, ma due deficienti che pensano di mandare una che si sposta dal letto al divano con difficoltà, che vuole solo sparire nella città più caotica del mondo, durante il carnevale che tutti ridono, tutti ballano, tutti si spogliano al massimo con delle piume, cioè ma mi vuoi morta, no? Però era un'idea. Era un'idea. E allora decisi di accettare, ho detto, mi sono detta, ora aspetto, mi metto davanti al corso del carnevale, corso, sai come ragiono da vecchia, no? Almeno a Viareggio. Mi metto davanti al corso, aspetto la prima scuola di samba, quella proprio la più indiavolata, la più incarognita, così mi butto su selciato e mi faccio macellare da 8.000 tacchi 16 di brasiliane con delle stelle di paillette sui capezzoli. A me le paillette sono sempre piaciute, ho pensato che era un ottimo modo per suicidarsi, poi non, no? Poi non l'ho fatto perché mi faceva troppo disordine, era troppo splatter. Sei preoccupato, ti vedo a pezzi. Gli occhiali, va bene, tanto ormai è, tanto non devo leggere, andiamo bene. E allora poi in Brasile in realtà sono stata bene perché sono entrata in quella tristezza, no? Che è fra le pieghe del carnevale a Rio, come tutta la cultura un po' brasiliana, che ha un sorriso ma contiene anche delle sacche emotive di malinconia, eccetera. E ho scoperto Jobim e mi sono innamorato tantissimo e ho detto a Franco, facciamo un pezzo di Jobim. Io pensavo che mi facesse ballare di qualcosa di sculettante, no? Visto che dice che canto sempre i pezzi pallosi, eccetera, eccetera. E invece ha voluto che io cantassi questa meravigliosa canzone che vi canto stasera, se non vi dispiace. Lascio il microfono. Gesù la Franco Godi, grazie. Io adoro questo gesto, mettere il microfono. Tu che fosse. Intro. Tu che fosse una vita. A ultima speranza. Encontrar-te me fez criança, porque já eras meu, sem nem saber sequer.
che tu mi scegliesse, se mi dice chi vives, e tu smas, fuori mia, con calma. O che fosse mia, chiamare qui con noi Tommaso Sacchi, direttore dell'Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Grazie Tommaso. Mi ero ripromesso di non salire mai sul palco dopo Drusilla Foer, perché è praticamente una sfida impossibile. È una grande artista alla quale davvero vanno tutti i miei complimenti, perché sta facendo bene, sta facendo tanto e ci sta dando delle bellissime emozioni artistiche, insomma davvero sono felice che sarà con noi per Capodanno anche. E, che dire, ma oggi parte una rassegna, una inaugurazione importante, penso che in questa casa del cinema, che per fortuna è tornata nelle disponibilità della città, ed è un luogo straordinario, un luogo civico di cinema. Non tantissime città in Italia possono vantare una casa civica pubblica che porta il migliore cinema d'autore tutte le sere sul grande schermo. Credo davvero che non potesse mancare il vostro appuntamento, curato da Bruno e da Roberta in maniera assolutamente straordinaria. E mi limito a salutare questo bel inizio, ad essere felicissimo di essere qua questa sera e soprattutto a sottolineare come due appuntamenti importanti, coordinati e organizzati insieme a voi, sono all'interno dell'Estate Fiorentina, quindi sono due ingressi nuovi all'interno della rassegna civica del palinsesto culturale estivo, e sono Parla coi muri, che è stata una iniziativa che è andata molto molto bene, della qualcosa siamo molto molto felici, e poi oggi è stato con noi un grande artista che tanti di voi hanno seguito sul palco del Queer Festival, che è Lindsay Kemp, che è un gigante della performance e dell'arte scenica, che è stato con noi in tantissimi luoghi della città, perché come Bruno sa bene ci siamo visti alle Murate, ci siamo visti al Museo Novecento con un lavoro molto bello di Lindsay, e stasera c'è stata la presentazione, di un lavoro inedito e straordinario che abbiamo portato qui all'interno del festival. E la presenza di Lindsay, che è un altro dei progetti promosso e finanziato dall'Estate Fiorentina, devo dire, ha arricchito in maniera eccellente il vostro già ricchissimo programma. Quindi io sono felice, è una serata bellissima, iniziata davvero con le note romantiche, poetiche di Drusilla e con un video davvero eccellente. Io sono rimasto ancora negli occhi il lavoro bellissimo di Drusilla e del suo grande produttore, di Franco Godi, che hanno fatto un lavoro straordinario. Grazie di cuore. Grazie Tommaso.